all'ingresso della grotta di Padriciano, una delle tante grotte del Carso Triestino, e siamo qui per fare luce su alcuni aspetti di queste grotte su cui magari non c'è tanta consapevolezza. Quindi adesso scenderemo a dare un'occhiata. Siamo all'interno di una delle grotte più suggestive del Carso Triestino e come vedete c'è pochissima luce, ma è una delle grotte in cui si nota di più in realtà il passaggio dell'uomo e le influenze che ha avuto sull'ecosistema. E infatti siamo stati al Centro di Ricerche Carsiche di Gorizia per farci spiegare come avviene questa alterazione e quali possono essere i rischi quando si entra in una grotta sia per l'uomo che per tutto l'ambiente. Io sono Maurizio Tavagnotti, presidente del Centro di Ricerche Carsiche Carlo Seppenhofer, qui di Gorizia. Il nostro gruppo è un gruppo di ricerca sul carsismo e sulla speleologia, ovviamente, ed è stato fondato nel 1978 da un piccolo gruppo di amici che avevano la volontà di frequentare l'ambiente sotterraneo. Parecchi di noi provenivano da altre realtà, sia goriziane che monfalconesi. Ci siamo costituiti e ormai il prossimo anno festeggiamo i 35 anni di fondazione. Le grotte sul Carso classico sono grotte dentro nel calcare, si sono formate nel calcare, quindi hanno tutta una tipologia loro particolare, sono concrezionate spesso e volentieri, concrezioni stalattiti, stalagmiti. Il calcare viene aggredito dall'acqua sul carso e crea dei vuoti anche verticali, no? Quindi abbiamo grossi pozzi, saloni enormi, tipo la grotta gigante, grotta Noè, eccetera. Come funziona lo svolgimento delle visite guidate? Quali sono anche le precauzioni di tutela magari che uno deve avere quando va all'interno di una grotta? Allora, innanzitutto io raccomando di andare in grotta preparati. Cioè, noi facciamo dei corsi annuali di speleologia proprio per preparare i giovani che si accingono ad andare in grotta e con una certa autonomia e sicurezza. Le escursioni guidate che noi organizziamo come associazione prevedono delle uscite abbastanza semplici perché sono rivolte alla cittadinanza, quindi a persone non molto pratiche dell'ambiente sotterraneo. Ci sono delle grotte, nel nostro caso Triestino, come per esempio la Grotta Gigante, che stava avendo delle modifiche dovute alla poca attenzione dei visitatori, qualche volta che ci portano dentro semi di piante. Sbaglio, quindi si sono create delle popolazioni di piante, muschi all'interno delle grotte stesse. Sì, la Grotta Gigante, come del resto tutte le grotte turistiche, sono degli ambienti sotterranei che ormai sono rovinati dal punto di vista ecologico. Solamente che ci scontriamo con delle realtà, no? Sì. Allora, vedi la grotta di Villanova vicino a Tarcento. C'è questa comunità che cerca di sfruttare la grotta per creare posti di lavoro. Sì, certo. Allora, noi speleologi ci battiamo contro qualsiasi lavoro dentro nella grotta, qualsiasi modifica. E loro ci dicono, sì, ma questa qua non serve per vivere. Però sono stati molto attenti i progettisti perché, a differenza di quello che succedeva negli anni passati, ad esempio sono state modificate le lampade. Le lampade sono state messe delle luci così che non permettono ai muschi di crescere. La fotosintesi. In altre parti le grotte sono state, diciamo così, rovinate dal punto di vista delle correnti d'aria. Per esempio la grotta di Villanova
No, attualmente stanno costruendo un terzo ingresso, quindi le correnti d'aria saranno inevitabili. Voi siete a conoscenza, presumo di sì, e mi domando se ci sia anche dalle vostre parti questo radon, questo gas radioattivo che c'è nelle grotte carsiche, è un fenomeno tipicamente carsico. Mi domando se quindi ci sia anche qua e secondo lei chi è, secondo lei, più esposto a questo gas radioattivo? Allora, diciamo che il radon è un gas che si trova in natura e sostanzialmente tende a rimanere nelle parti basse, no? Quindi tende, perché è pesante, e quindi tende a rimanere negli scantinati, ad esempio, nelle grotte. Nelle grotte c'è sempre stata la presenza di radon. Qualcuno ne ha anche misurato l'intensità, però non possiamo dire che effetti produce questo radon. Attualmente penso che l'Università di Trieste stia facendo delle ricerche nelle grotte sul carso triestino. Per capire se il radon possa rappresentare una minaccia per la salute, siamo andati a parlarne con il massimo esperto di radiometria dell'Università di Trieste. Sono Massimo Calabrese e lavoro all'Università di Trieste come ricercatore e tra le altre cose mi occupo di radiochimica ambientale. Quindi, volendo essere più precisi, che cos'è questo radon? Beh, il radon è noto, insomma, è un gas nobile, appartiene all'ultimo gruppo degli elementi della tabella periodica e purtroppo, diciamo così, è l'unico gas nobile che è radioattivo. Bisogna dire che si forma dal decadimento dell'uranio 238 e, essendo un gas, tende a fuoriuscire dall'ambiente in cui si forma se trova delle vie, diciamo, di uscita, delle vie preferenziali di uscita. Le vie preferenziali sono create dalla porosità delle rocce della superficie terrestre. Tanto più le rocce sono porose, tanto più facile è per il radon fuoriuscire e venire a contatto con quella che è la biosfera. I problemi connessi con l'esposizione a questo gas sono stati studiati fondamentalmente, diciamo, a partire dagli anni 50 e 60. Alcune organizzazioni internazionali, tra cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in base a degli studi di tipo statistico, hanno visto che l'esposizione al radon può provocare l'insorgere di malattie a livello polmonari, essenzialmente tumori polmonari, ed è stato valutato sempre su base statistica che il radon è responsabile, può essere considerato responsabile di una percentuale notevole che può andare dal 5 al 20% di tutte le malattie di questo tipo. Beh, a questo proposito, qual è la situazione nel nostro territorio, quindi nel carso, con le grotte presenti, qual è il rischio? Diciamo che il radon fa parte del carsismo, la presenza di radon fa parte appunto dell'ambiente carsico. Naturalmente, tanto più in basso si va, come si diceva prima, è tanto maggiore il rischio di esposizione. Quindi, tutte le persone che operano o che sono presenti per vari motivi a livello del sottosuolo o più in basso del livello del sottosuolo sono potenzialmente esposte al radon. In generale possiamo dire questo, che per quanto riguarda le abitazioni civili, nelle zone carsiche sono potenzialmente esposti quelli che hanno degli ambienti abitativi o a livello del suolo o nel sottosuolo, come possono essere per esempio taverne, magazzini e anche i primi piani o i piani terra, i piani mezzati delle abitazioni. A questo proposito, ecco, vorrei ricordare che però nel nostro paese, in Italia, non c'è una normativa che limita l'esposizione per gli ambienti abitativi, quindi per le abitazioni, mentre c'è una normativa che pone dei limiti per gli ambienti lavorativi. Per parlare di numeri, il limite negli ambienti di lavoro è, diciamo, di 400,
400 unità di misura vuol dire 400 becquerel per metro cubo per anno, che può essere un'unità abbastanza complicata da considerare, però diciamo che è considerato praticamente un valore innocuo sotto i 100. Per dare un'idea, insomma, dell'esposizione nelle rocce, negli ambienti carsici, io ho presente adesso dei dati che riguardavano la grotta gigante e altre grotte del carso nostro qui a Trieste, e si andava da 2000 a 6000, quindi diciamo grosso modo un fattore 10 superiore a quello che è il livello di intervento, il livello di azione previsto dalla normativa. No? Il problema è che in grotta normalmente non si lavora. Quale potrebbe essere il rischio nella nostra zona, quindi nella zona del carso, per la popolazione residente? È un caso particolare di esposizione che si è verificato appunto anche nella Tipiano, è quello dell'esposizione degli allievi delle scuole, perché in alcune zone sono state fatte delle misure ancora anni fa, specialmente nella zona di Piccina e di Banne, nelle scuole materne, soprattutto nelle scuole materne comunali, sono stati trovati in alcuni casi valori anche piuttosto alti, per cui all'epoca si era posto il problema di risanare gli ambienti di lavoro, quindi le scuole in questo caso, per tutelare le maestre e soprattutto i bambini, perché come tutte le cause di esposizione a radiazioni, quelli più sensibili sono gli organismi in crescita, no? Quindi bambini in età scolare e in età di scuola materna soprattutto. In conclusione, quindi un consiglio a tutti quelli che magari sono più esposti a questo tipo di rischi, speleologi o persone che lavorano vicino alle vicinanze di... È necessario quindi un certo grado di allarmismo oppure si può stare tutto sommato tranquilli? No, allarmismo no, anche perché è un termine, diciamo, se vogliamo, negativo. È più che allarmismo, consapevolezza. Io mi prendo la casa in una bella dolina carsica perché mi piace la zona, ma non sono consapevole del rischio potenziale. Il consiglio sarebbe quello di, appunto, nel caso in cui una persona voglia fare attività sportiva, ma che implichi molto tempo, molte giornate e molte ore del giorno, per esempio nelle grotte, di monitorare la propria situazione personale con questi strumenti che si chiamano appunto dosimetri, che misurano la dose che uno subisce appunto in situazioni particolari.